Beh, una giornata di viaggio, ma grazie un po' alla bravura e alla diplomazia di Piero Costa, cosa che non è riuscita ad altre formazioni italiane, cioè quella di viaggiare di giorno e arrivare dopo, diciamo, 15-16 ore di volo. Abbiamo preso 3 aerei, però non abbiamo viaggiato di notte, quindi non c'è stato l'estremo disagio. Oscar intanto ha realizzato, avete visto, e quindi 4. C'è il tiro di Curti Knights da 3 sbagliato. Ora c'è un errore in attacco per i casertani, ripartono. Ecco Sabonis, canestro e fallo di Gluchkov, finando il deposito. Sabonis aspetta Giorgi Gluchkov che riesce a superarlo di nuovo, poi recupera, perde il pallone, poi lo recupera, poi lo dà a Enzino Esposito che imposta un'altra azione offensiva. Non siamo in condizioni di seguire il segnapunti, cioè il tabellone luminoso, e c'è il contropiede aperto, avete visto, da Sabonis, e la conclusione a canestro di Kurtinaitis. Primi 2 punti per Kurtinaitis, allora 6-4 il punteggio. 6-4 il punteggio a favore della squadra locale. George Gluchkov, bravo, molto bravo ancora George Gluchkov, 4 punti per lui, e quindi 6 pari. Siamo nelle prime battute del primo tempo, ripetiamo, non possiamo seguire i minuti. C'è da 2 il canestro realizzato da Kurtinaitis, 4 punti anche per lui, quindi il punteggio è 6-8. Poi George Gluchkov, vedete, perde un pallone, non può sbagliare Kurtinaitis. 10-6 il punteggio, 11-6 il punteggio a favore della squadra di casa. Oscar, arresto e tiro del brasiliano sbagliato, però c'è il ottimo comportamento, ottima prestazione sinora di Gluchkov, 6 punti ha realizzato finora, quindi 11-8 Sabonis, e quindi il ottimo l'assist per il numero 12. Oscar, dalla grande distanza Oscar, quindi 5 punti per il brasiliano, e quindi abbiamo 13-10 dovrebbe essere il punteggio. Abbiamo un amico russo qui vicino, un amico lituano, anzi guai a dire russo ad un lituano, che ci aiuta, segue il punteggio per noi. C'è il tiro da 2 ora di Omicius, primi 2 punti per Omicius, e quindi il punteggio è di 15-10. Oscar lascia saltare Sabonis, poi invoca il fallo, l'arbitro francese non è d'accordo, e poi c'è Kurtinaitis, vedete che ha servito sotto ancora Omicius, 4 punti per Omicius. Franco Marcelletti è costretto a chiedere sospensione, il punteggio è di 17-10, 5 punti di Oscar e 6 di Gluchkov, fanno 11 e non 10. Vediamo, viene corretto il punteggio. Dunque 17-10, sì, 17-10 il punteggio. 6 punti Kurtinaitis, 4 Sabonis, 4 Homicius e 2 Brzakis. Si riprende, vedete, Sandro Dell'Agnello per Oscar. Oscar prova la conclusione da fuori, sbagliato, il non riesce il tap-in a Gluchkov, e quindi riparte la formazione della formazione locale. Vedete l'attacco, Oscar commette fallo, primo fallo di Oscar,
un fallo Oscar, uno Gentile, uno dell'Agnello ed uno Klucikov per la Snaidero. In lunetta c'è ancora Brisanskis, ha realizzato due punti Brisanskis, non ci sono tiri giustamente, quindi la rimessa già effettuata su Kurtinaitz. Avete visto, c'è Enzino Esposito, prova la conclusione, Kurtinaitz all'angolo, sbaglia. Vedete Georg Klucikov come è bravo a lottare. Infrazione di 3 secondi, dice l'arbitro francese Marius, e non può sbagliare, non sbaglia Gentile. Primi 2 punti per Gentile, quindi 17-12 dovrebbe essere il punteggio. 17-12 ci segnala l'amico lituano, sotto mano vincente nella circostanza di Kurtinaitis. 8 punti per Kurtinaitis. Su Gentile c'è Brisanskis, eccolo servire Gentile Oscar che prova dall'angolo, buona posizione di Oscar, non sbaglia, quindi 7 punti per Oscar sinora. Brisanskis, e poi c'è il canestro sempre da 2 e del numero 9 Krapikas, primi 2 punti di Krapikas. Oscar tenta l'entrata, si alza, realizza ancora il brasiliano, 9 punti. Abbiamo detto che Oscar è stato applauditissimo quando, durante la presentazione delle squadre, il più applaudito ovviamente dopo Sabonis. Eccolo Sabonis in possesso del pallone, cerca un compagno, prova dalla grande distanza, è sbagliato il tiro, fuori, si ricomincia questa azione offensiva dall'angolo, tira e realizza ancora lui, ancora Brisanskis. 6 punti per Brisanskis, Ferdinando Gentile. Il punteggio ora è di 23-16. Gentile prova da 3, sbaglia, Sabonis conquista il rimbalzo. Vediamo l'entrata, non c'è il buon disimpegno difensivo anche in questa circostanza da parte di Georg Klucikov, non riesce questo passaggio dietro la schiena a Ferdinando Gentile, e quindi riparte la formazione dello Zalgiri. Sacco Sabonis tenta il gancio, sbaglia, invoca il fallo. L'arbitro francese non è dello stesso avviso del pivottone lituano, 2,23 metri. Ecco Ferdinando Gentile a cercare Enzino Esposito, Oscar invoca il pallone, lo riceve, prova la conclusione e realizza ancora, quindi 11 punti per Oscar, 23-18 il punteggio a favore dei lituani, a favore dunque della squadra di casa. Il fallo di Sandro Dell'Agnello su Kurtinaitis. Dell'Agnello dovrebbe essere il secondo fallo per Dell'Agnello, 23-18 abbiamo detto, ma c'è Kurtinaitis che in lunetta deve battere 2 tiri. Vediamo Kurtinaitis, va a bersaglio, quindi per lui ci sono 9 punti sinora. Il preciso in entrambi i tentativi dalla lunetta. Ferdinando Gentile chiama lo schema, vediamo su Oscar c'è Krapikas, Kurtinaitis è su Enzino Esposito. Entrata di Ferdinando Gentile, poi serve Georg Klucikov, il fallo di Sabonis, quindi c'è una sospensione chiesta dall'allenatore russo. 8 punti per Klucikov sinora, e Klucikov ha anche un tiro supplementare. Il punteggio è ora di 25-20. Il gioco riprende, vedete, nessun cambiamento nelle file della Snaidero, nessun cambiamento neanche nella formazione lituana. Numero 13 Omicius, poi Sabonis e Kurtinaitis sono i 3 giocatori
ha sbagliato intanto il tiro supplementare George Gluchikov, tre giocatori che hanno vinto la formazione dell'Unione Sovietica la medaglia d'oro a Seul nella combattuta partita contro la Jugoslavia. Vediamo l'attacco e la realizzazione di Omicius, 6 punti per Omicius, quindi il punteggio è ora di 27-20 a favore della squadra di casa. Il numero 9 Krapikas è sempre su Oscar, Sandro Dell'Agnello, arresto e tiro e anche canestro, sono i primi due punti per Sandro Dell'Agnello, quindi 27-22, 5 punti di margine per i giocatori locali. Sbaglia ora la conclusione e Ferdinando Gentile subisce fallo da Kurtinaitis, il primo fallo di Kurtinaitis, quindi Ferdinando Gentile andrà a battere due tiri liberi e Franco Marcelletti manda sul campo Franco Boselli è l'unico giocatore della Snaidero che è ritornato, che ha avuto esperienze quando giocava nella formazione di Milano, esperienze qui a Kaunas, ha giocato infatti per già due volte con Milano, una volta ha vinto e una volta ha perso la formazione meneghina. Ora dunque la sua terza esperienza qui a Kaunas, intanto meneghina. Ora dunque la sua terza esperienza qui a Kaunas, intanto seguiamo Kurtinaitis, prova la conclusione, non è fortunato stavolta ma è fortunato Sabonis, perché il pallone, avete visto, è fatto carambola proprio sulla schiena di George Gluchikov ed è finito tra le sue mani e non ha sbagliato il lungo lituano. Quindi Ferdinando Gentile, poi George Gluchikov, Oscar alza la parabola per evitare la stoppata di Sabonis, realizza 29-26 il punteggio. C'è il fallo di Gentile, dice l'arbitro francese, si è spostato, mima l'azione, mima. Franco Marcelletti ha qualcosa da dire alla francese. Alla rimessa c'è Krapikas. Vediamo Krapikas, si fa vedere e riceve Omicius e poi avete visto Kurtinaitis, Sabonis, ancora Kurtinaitis, c'è l'assist, il fallo del numero 9 di Oscar. Il fallo di Oscar è il secondo. Vediamo la conclusione da 3 di Brzanskis, quindi 9 punti per Brzanskis e il punteggio ora è di 32-26. Ferdinando Gentile fuori per Franco Boselli che prova la conclusione, lui che il tiro ce l'ha, riesce a realizzare, quindi i primi 3 punti per Franco Boselli. Vediamo l'attacco del Salgiris, va a realizzare ancora Brzanskis, quindi per lui ci sono 9 punti. George Gluchikov e poi Sandro Dell'Agnello tutto solo, tira, sbaglia, ma c'è, avete visto Gluchikov che lotta bene sotto le branche, alla fine ha la meglio Sabonis. Ancora un tiro da 3, stavolta sbagliato, il taglia fuori di Sandro Dell'Agnello, Gentile porta avanti palla, ha davanti a sé Sabonis, lo evita ma poi sbaglia la conclusione in sottomano, parte veloce, vedete Omicius, anzi questa dovrebbe essere la pronuncia, ancora Omicius prova la conclusione e va a bersaglio, 8 punti per lui. Ferdinando Gentile, punteggio 36-29, si diceva il punteggio. Franco Marcelletti sta facendo preparare Giacomo Antonio Tufano, ecco Gentile, quindi Franco Boselli,
Boselli si ferma, servito George Glushkov, fuori per Ferdinando Gentile. Oscar cerca di avvicinarsi al canestro, si gira, tira, sbaglia stavolta. Sabonis precede George Glushkov e poi mette in movimento Omicius, che sbaglia però la conclusione da tre. Oscar, contropiede, Franco Boselli dietro per Gentile, che prova da tre ovviamente e realizza Gentile. Quindi per Gentile ci sono 7 punti sinora. Seguiamo il punteggio. 36 a 32. Sabonis prova la conclusione, sbaglia, si difende bene anche dell'Agnello e prova da fuori, ma sbaglia la conclusione. Un fallo in attacco di Sabonis, il secondo fallo di Sabonis. C'è un cambio, esce Oscar e entra Giacomo Antonio Tufano. Sei minuti e 34 secondi ancora da giocare, almeno così abbiamo compreso. Sì, 6 minuti e 23 ancora da giocare. Il punteggio è abbiamo detto, di 36 a 32 a favore della squadra di casa. Vediamo Sabonis fuori per Krapikas, che riesce a realizzare. Bella giocata in attacco da parte della formazione lituana. 38-32 il punteggio. Ferdinando Gentile e poi Sandro Dell'Agnello da tre, prova, è corto il tiro. C'è un fallo, vediamo, del numero 13, che è Omicius. Quindi è il primo fallo di Omicius. Sandro Dell'Agnello e lunetta, tre tiri liberi a disposizione per Sandro Dell'Agnello. Il punteggio, esce intanto Glushkov e rientra, e entra Fulvio Polesello. Non ci sono tiri, avete visto, c'è stata soltanto una rimessa e Gentile riprova da tre, sbaglia però e il rimbalzo favorisce la squadra di casa. Quindi Omicius è entrato intanto con il numero 8, il numero 8 proprio ha sbagliato la conclusione, Leka Raunskas. C'è ancora un fallo, dice l'arbitro francese, sta fischiando solo lui. Fallo di Omicius, il secondo fallo di Omicius, e l'allenatore locale sta facendo preparare anche Brazis. Franco Boselli ci riprova, stavolta sbaglia, ma vedete, Giacomo Antonio Tufano è riuscito a recuperare un pallone. Franco Boselli non affonda. Vediamo Fulvio Polesello fuori per Tufano. Fulvio Polesello, vediamo Franco Boselli, è infrazione di passi e nessuno si è deciso a tirare, e quindi ancora un cambio, esce con il numero 12 Brzanskis. Buona la prova, 9 punti, entra con il numero 4 Brazis. Brazis porta avanti palla Omicius, ecco, lo vedete servire poi Kurtinaitis, al quale toglie il pallone Franco Boselli. Ecco Franco Boselli si ferma, è rientrato Oscar in squadra, c'è il suggerimento per Tufano che ha perduto la coordinazione giusta, e quindi l'azione è proseguita. Ora fallo in attacco per Brazis, riceve i complimenti e l'incoraggiamento da Ferdinando Gentile. Giacomo Antonio Tufano ha recuperato due palloni, uno in attacco prima, anche se poi si è fatto togliere il pallone dalle mani, e proprio Tufano è in lunetta, 1+1 a disposizione. 4 minuti e 20 secondi ancora da giocare e Tufano non sbaglia, primo punto per lui. Quindi per il punteggio ora, Tufano sbaglia la seconda conclusione, Polesello non riesce
a conquistare il pallone, quindi il punteggio ora è di 38-35. Zalgiris 38, la Snaidero 35, questo attacco dello Zalgiris, vedete fuori. Ferdinando Gentile tocca per ultimo il pallone che era diretto a Omicius, e quindi ripartono i biancoverdi lituani. Brazis prova la conclusione sbagliata, ma avete visto il ancora un tiro sbagliato di Omicius, eccolo Omicius ancora, poi dalla lunetta sbaglia ancora e sono finalmente i casertani riusciti a conquistare il pallone. Ferdinando Gentile prova da tre, canestro di Ferdinando Gentile ed è la seconda bomba per Gentile. Il punteggio è ora di 38-38, dovrebbe essere, perché questa è una realizzazione da tre. Il nostro amico lituano dice 38-37, il tabellone luminoso, secondo noi 38-38, 3 minuti e 31 secondi ancora da giocare, no, 38-30. Finora Kurtinaitis ha realizzato 10 punti, Sabonis 6, 8 Omicius, 4 Krapikas, poi Brzezinskis ha messo a segno 9 punti. Per la Snaidero 13 Oscar, 10 Gentile, 2 Dell'Agnello, 8 Glucikov, 3 Boselli e 1 Tufano. Abbiamo ripreso il gioco in palleggio Brazis e poi prova da 3, avete visto lo specialista Kurtinaitis, è la prima bomba di Kurtinaitis e quindi ora il 41-36 dovrebbe essere il punteggio, non 38 come avevamo detto prima. Ci riprova, avete visto, bravissimo ancora Ferdinando Gentile. Quindi per Ferdinando Gentile ci sono 13 punti su e le due bombe consecutive. Il fallo è di Franco Boselli, anzi un fallo in attacco del numero 9, se abbiamo compreso, quindi non è di Boselli, è di Krapikas, il secondo fallo di Krapikas, è uscito 1-1 dunque per Fulvio Polesello. 41-39 il punteggio dunque. Fulvio Polesello sbaglia la conclusione, Sabonis mette in movimento Brazis, eccolo Brazis in palleggio, in campo ci sono anche Brzezinskis con numero 13, vedete Kurtinaitis che cerca Sabonis, ottimo l'assist per Brzezinskis che sbaglia però, come si suol dire, un autentico rigore, ha sbagliato l'appoggio a tabellone, quindi riparte la Snaidero, ecco Ferdinando Gentile a cercare Boselli, poi Fulvio Polesello, Gentile, Oscar sbaglia però la conclusione, stava recuperando il pallone Oscar. Avete visto Kurtinaitis, 15 punti per Kurtinaitis, 43-39. Ferdinando Gentile chiama lo schema su Oscar, c'è sempre Krapikas, manca 1 minuto e 50 alla conclusione, ancora un canestro dei casertani e l'attacco ora Sabonis. Fallo del numero 13 che è Boselli, ora primo fallo di Franco Boselli. Sabonis in lunetta, 1-1 per Sabonis. Il punteggio. Ora Sabonis va a segno, quindi 7 punti per Sabonis. Il
Sì, quindi Sabonis a quota 8, lo Žalgiris a quota 45, 45-41 il punteggio. C'è Gluchikov che prova da fuori e va a bersaglio. George Gluchikov, 10 punti per George Gluchikov. Žalgiris in attacco, arriva anche Sabonis, va a prendere posizione, cerca il pallone, prova il gancio, un gancione bisogna dire, quindi 10 punti per Sabonis, 47-41. Ferdinando Gentile, Porosello e poi Gentile, prova la, tenta un preziosismo, non riesce però, c'è un fallo, c'è un fallo, fallo dice l'arbitro francese per Krapikas, dovrebbe essere il secondo fallo di Krapikas. 1-1 dunque per Oscar, è il marcatore di Oscar Krapikas, 50 secondi alla conclusione della partita, del primo tempo, della prima parte di questa gara. Oscar mette a segno. Ancora Oscar, fallo, la rimessa ancora della Snyder, avete visto? Quindi 47-45 dovrebbe essere il punteggio e palla in mano ai casertani. Franco Boselli e poi Fulvio Polesello, Oscar prova la conclusione, sbaglia stavolta, Sabonis conquista il rimbalzo. Siamo nelle ultime battute del primo tempo, vediamo Sabonis e quindi Kurtinaitis. Sabonis, ecco l'azione che porta Sabonis a tu per tu col canestro, quindi 49-45 il punteggio. Ferdinando Gentile, ultimi secondi, prova da tre Gentile, va a bersaglio Gentile. Per Gentile è la terza, è la quarta bomba consecutiva, prova dalla grandissima distanza ma sbaglia, quindi Gentile ha 16 punti, ancora una grossa prova di Ferdinando Gentile, il punteggio è di 49-48, 49-48 per lo Žalgiris con 16 punti di Kurtinaitis, 12 punti di Sabonis, 8 di Omicius, 4 punti di Krapikas e 9 punti di Bryzanskis. Dunque primo tempo, bella partita, avete visto, partita molto combattuta, la Snydero sta facendo la sua onesta partita, sta riuscendo a tenere i fortissimi giocatori lituani, cioè Kurtinaitis, Sabonis e Omicius, ma nel primo tempo nella formazione di casa si è distinto praticamente Bryzanskis. È tutto dunque per il primo tempo, 49-48 il punteggio. Musiche napoletane, O Sole Mio, Marina e altro accompagnano l'inizio del secondo tempo di Žalgiris, Snydero, Caserta, partita di andata delle semifinali della Coppa delle Coppe, che vince in questi vince questa semifinale, va in Grecia ad Atene per la finalissima. Non diciamo nulla, la Snydero si è ben comportata nel primo tempo, ritorna sul parquet, si fa per dire, perché è molto molto duro, con la stessa formazione, con lo stesso quintetto iniziale. Vediamola, ecco Marina, se sentite le note dell'organista, del musicista, addetto alla partita, addetto ad allietare un po' maggiormente questo spettacolo. Ha vinto, avete visto il duello aereo con Sabonis, l'ha vinto George Gluchikov. Allora Ferdinando Gentile in postazione offensiva, sì, il punteggio è di 49-48 a favore dello Žalgiris. Ecco Ferdinando Gentile, proverà la conclusione, tenta di trova un corridoio, non riesce a tirare, a realizzare purtroppo, però
con questa rimessa, e Enzino Esposito prova poi il tiro da tre ma sbaglia. Il fallo è stato commesso da Capricas, è il terzo fallo, dovrebbe essere, vediamo, il ecco Capricas, e poi abbiamo visto Omicius, poi Sabonis prova il suo gancio micidiale, realizza 14 punti per Sabonis e quindi il punteggio è di 51-48. Vediamo il numero 13 Omicius, poi Kurtinaitis, ancora il numero 12 che è Brisanskis, il tiro da tre avete visto dello specialista, quindi 19 punti per lui, il punteggio ora è di 54-48. Anzino Esposito, poi Oscar cerca spazio per il tiro, trova il tiro ma è marcato, chiede il fallo all'arbitro Kotleba che era accanto a lui. Sandro Dell'Agnello commette fallo, terzo fallo, punteggio è ora di 54-48. E in lunetta c'è Brisanskis, due tiri a disposizione per Brisanskis, mette a segno il primo, quindi 10 punti per lui. Ancora un tentativo dalla lunetta per Brisanskis, sbagliato, Enzino Esposito riesce in qualche modo, poi l'arbitro assegna la rimessa alla Snyder effettuata da Gentile. Si fa il meglio di due partite, ovviamente la semifinale andata questa sera e il ritorno martedì prossimo alla Pala Maggiore. Sandro Dell'Agnello e quindi Oscar un raddoppio di marcamento su di lui, Gentile da tre, sbaglia Gentile, vedete ora Omicius, poi Kurtinaitis per Sabonis e Sabonis sbaglia, tocca per ultimo Enzino Esposito, si difende bene la Snyder ma quando giunge il pallone a Sabonis ovviamente è difficile, 2,23 Sabonis, diventa difficile marcarlo. Questo dunque Brisanskis, sotto mano vincente di Brisanskis, 12 punti per Brisanskis, la Snyder ferma 48 punti, 56-48 a favore dello Žalgiris. George Lucikov cerca spazio e subisce fallo da Sabonis, il terzo fallo di Sabonis. Bravo anche in questa circostanza il bulgaro. Lo Žalgiris ha vinto, è arrivato in semifinale superando la concorrenza del Sibona, dell'AEK, AEK di Salonico, poi del Bayreuth. Quindi 57-49 il punteggio, 57-49, Kurtinaitis, è corto il tiro, fallo del numero 5 con molto ritardo, l'arbitro francese dice che il fallo è stato commesso dopo, quindi non ci sono i tre tiri liberi. Terzo fallo per Ferdinando Gentile, vediamo l'attacco, Kurtinaitis da tre, attenzione, sbaglia Kurtinaitis, il fallo in attacco del numero 9 Krapikas, dovrebbe essere il quarto fallo, anzi è il quarto fallo per Krapikas, quindi l'attacco della Snyder, Enzino Esposito cercare Oscar si libera, riesce a tirare, tenta di aiutarsi col tabellone ma non realizza, quindi Omicius e poi Kurtinaitis, cerca spazio Kurtinaitis, fallo di Oscar o di Dell'Agnello, vediamo, grazie.
United in lunetta, 16 minuti e 40 secondi ancora da giocare per la conclusione della partita. Curtinaitis 20 punti, ancora un tentativo della lunetta per Curtinaitis, va a bersaglio. Snyder 49 e Zalgiris 59. Oscar supera la linea che delimita il campo, Krapikas, quindi la rimessa in zona di attacco della Snyder. Partenza, avete visto, alla grande dello Zalgiris, qualche errore in attacco e qualche fallo non fischiato dagli arbitri, soprattutto sui tiri di Oscar. E Sandro Dell'Agnello, Sandro Dell'Agnello viene stoppato da Sabonis. Curtinaitis si immoca il pallone, lo riceve e sbaglia la conclusione, ma pensa Sabonis a realizzare. 16 punti per Sabonis, 61-49, massimo vantaggio per la formazione di casa. Il fallo di Curtinaitis, il secondo fallo di Curtinaitis, c'è un cambio, Franco Marcelletti, vediamo, cambia Sandro Dell'Agnello con Fulvio Polesello, quindi la rimessa in zona di attacco è per i casertani. Sono stati giocati, vediamo, Ferdinando Gentile non riesce. Siamo a 16 minuti dalla conclusione, 4 minuti di gioco. La Snyder ha realizzato un sol punto, ne hanno realizzato invece 12 giocatori locali, quindi ecco un parziale positivo. Attenzione a Curtinaitis che prova da 3, sbaglia, ma è ancora lui ad impossessarsi del pallone. Fallo di Esposito. Per Esposito, primo fallo, bisogna tentare in tutti i modi di reagire, perché abbiamo detto al meglio delle due partite, quindi un'eventuale sconfitta deve, se ci sarà sconfitta, deve essere una sconfitta con pochi punti di scarto per tentare di ribaltare il risultato. Poi Curtinaitis, attenzione, il risultato martedì al Palamaggio. In palleggio Brisanskis e poi Omicius, poi prova la conclusione ancora dalla grande distanza. Omicius, ci sembra, quindi 64-49 il break dello Zalgiris. Ferdinando Gentile ci prova, sbaglia, Oscar conquista il rimbalzo. Il fallo è ancora di, attenzione, di Sabonis. Fallo di Sabonis, dovrebbe essere il quarto fallo. È uscito Enzino Esposito, è rientrato Franco Boselli. Sabonis dovrà essere avvicendato, riteniamo. Vediamo che cosa decide l'allenatore lituano. Non si sono trovati d'accordo l'arbitro francese e il cecoslovacco. Ha segnato comunque il fallo a Sabonis, Ferdinando Gentile. Franco Boselli da 3, sbaglia purtroppo Boselli. Sabonis conquista il rimbalzo, è rimasto sul parquet con 4 falli. 64-49 il punteggio, meno 15 dunque per la Snyder. C'è un cambio, entra con il numero 5, adesso Sabonis con il numero 5, Visoskas. Ecco Visoskas, 14 minuti e 50 secondi da giocare. Andiamo Bisanskis e poi Curtinaitis. C'è il Curtinaitis, vediamo, non sfonda Curtinaitis, dice l'arbitro francese, dice che Polesello ha commesso fallo, dunque primo fallo di Polesello. C'è che si è spostato, avete visto, ha mimato
l'azione, quindi due tiri liberi anche per fallo di Polesello, sta spiegando l'arbitro francese, è al tavolo, è stato chiamato al tavolo. In lunetta andrà Kurtinaitis, che ha realizzato sinora 21 punti, quindi possibilità per Kurtinaitis di incrementare il vantaggio. Eccolo Kurtinaitis, 65-49. Ripetiamo, in 4 minuti e mezzo di gioco la Snyder ha realizzato un sol punto. Fulvio Polesello è riuscito a conquistare il rimbalzo. Ferdinando Gentile corre a insistere perché si può recuperare. Oscar sbaglia, ma arriva Fulvio Polesello, sbaglia ancora, tanti errori in attacco da parte della Snyder. 3 secondi, giusta decisione, sta fischiando solo l'arbitro. C'è un time out chiesto da Franco Marcelletti. Ecco, le cose non sono andate troppo bene in questi primi minuti, in questi 6 minuti del secondo tempo. In 6 minuti il primo tempo si era concluso con il risultato di 49-48, la Snyder è a 49, quindi un sol punto in 6 minuti, un record probabilmente negativo, ma speriamo che i casertani riescano ad aggiustare la mira. Lo svantaggio si può recuperare, basta realizzare ovviamente, e quello che auspichiamo che facciano i casertani. Ferdinando Gentile, Ferdinando Kurtinaitis è passato a marcare Oscar, ci sarebbe già un fallo, finalmente l'arbitro francese chiama il fallo a Kurtinaitis, 2 tiri liberi per Oscar, e il terzo fallo dovrebbe essere, sì è così, terzo fallo di Kurtinaitis. 13 minuti e 53 secondi da giocare, Oscar va a bersaglio, Oscar sbaglia il secondo tiro, Oscar, e tocca per ultimo però Franco Boselli, e quindi 65-50 il punteggio. Andiamo all'attacco dello Salgeris, Omicius, poi sbaglia la conclusione Brisan, Schessa, stanno Ferdinando Gentile, il subisce fallo da Ivesca, il primo fallo di Ivesca, quindi rimessa in zona di attacco per la formazione casertana. Ferdinando Gentile, c'è il taglio di Boselli, viene disturbato Boselli, viene servito Polesello, Ferdinando Gentile prova da 2, sbagliato, Oscar conquista il rimbalzo, non realizza Oscar, si impossessano del pallone i lituani, va al tiro da 3 il numero 15 Ivesca, e quindi 68-50 il punteggio ora. Franco Boselli, Oscar prova da 3, Oscar è la mira, non c'è la mira, non c'è, non va. Andiamo fuori ancora per Ivesca e poi Kurtinaitis, fallo di Boselli. Esce Ferdinando Gentile, rientra Enzino Esposito, rientra con il numero 4 anche Brazis, Kurtinaitis e Sabonis sono fuori. Vediamo, Snyder dovrebbe riuscire ad approfittare e tentare di recuperare, deve recuperare assolutamente. Vediamo l'attacco dello Salgeris. Ancora un fallo, dice l'arbitro francese, sembra che stia arbitrando solo lui.
Quindi ancora una rimessa in zona di attacco per il terzo fallo di Franco Boselli. Quindi rimessa in zona di attacco per lo Zalgiris. Sbaglia la conclusione, sbaglia anche il tap-in, quindi Enzino Esposito per Oscar. Oscar cerca spazio, prova a tirare ma tira sempre sempre disturbato il brasiliano. È inutile discutere con gli arbitri, non fischiano. Sandro Dell'Agnello, arresto e tiro, e c'è ancora un fallo, fallo del numero 15 Vrenska, secondo fallo, e esce Oscar, rientra George Gluchekov. Sandro Dell'Agnello, il lunetto, bisogna uscire, bisogna tentare di realizzare un po', siamo, ecco, finalmente 51, siamo stati per 6 minuti fermi sul 49, un minuto e mezzo e più sul 50, speriamo di realizzare e recuperare, perché non è impossibile almeno perdere con uno scarto di 68-51. Ora il punteggio, ecco, vedete, continua, sembra un capostazione, una vaporiera, fischia sempre, e quindi ancora un fallo, secondo, e va in lunetta Piraskas. Ancora un tiro a disposizione, quindi va a bersaglio ancora, quindi il punteggio ora è di 70-52. Enzino Esposito per Sandro Dell'Agnello. George Gluchekov invoca il pallone, subisce fallo, ancora un fallo di Ivasca, quindi 1-1 per George Gluchekov. È corto il tiro di George Gluchekov, e quindi è un primo tempo esemplare, onestamente, passato a marcare. No, niente, avevamo visto un cambiamento difensivo, primo tempo esemplare da parte dei casertani, ecco, il risultato ne è una testimonianza, 49-42, ora le cartucce sembrano bruciate, mentre avete visto Omicius è andato a bersaglio, 73-52, 21 punti di vantaggio dunque per... Boselli sbaglia, una sagra degli errori autentica, e tirano da tre, continuano a tirare da tre Omicius, 76-52, non riesce a reagire la Snyder. Oscar ritorna in campo, Sandro Dell'Agnello ne va storta una, ne stanno andando storte tante, onestamente. Escono Polesello e Boselli e rientrano il gentile Oscar. Entrerà anche con il numero 14 Enikis. Si sta preparando Enikis, mentre Sandro Dell'Agnello è lunetta. 1-1 per Sandro Dell'Agnello. Non bisogna demordere assolutamente, intanto... quando si sbaglia così, 10 minuti e 27 secondi da giocare, è difficile poi recuperare, onestamente sono già 24 i punti di vantaggio per i padroni di casa. Oscar e quindi Ferdinando Gentile, infrazione di passi, è sempre lui quell'arbitro, infrazione di passi. E quindi riparte Zalgiris, tra l'altro il pubblico
viene aiutato anche dal musicista di turno. Gli applausi vengono scanditi, avete visto, ovviamente la squadra vince, tutto sta riuscendo allo Zalgiris. Ferdinando Gentile, Oscar prova la conclusione, poi c'è un fallo del nuovo entrato, Enikis numero 14, quindi Oscar due tiri a disposizione. Oscar realizza, quindi 53-76, ci sono ancora 10 minuti da giocare e si può recuperare, quindi 54-76, anzi siamo a 54, non abbiamo visto male, è 54, mentre lo Zalgiris passa a 78-54. Vediamo il Zine Esposito fuori per Sandro Dell'Agnello. Dell'Agnello tira, sbaglia. Oscar riesce a disimpegnarsi a dovere in attacco. Ferdinando Gentile sottomano e quindi 78-56. 78-56 il punteggio. 9 minuti e 3 secondi da giocare per la conclusione di questa partita andata delle semifinali di Coppa delle Coppe. Vediamo l'attacco. Omicius, arresto e tira di Omicius, il fallo di ritorna il fallo di Enzino Esposito, ritornano in campo Kurtinaitis numero 10 e il numero 9 Krapikas. In lunetta c'è Omicius, quindi 78-56, 79. E ora 80, quindi esce Omicius e rientra con il numero 9 Krapikas. Rientra sul palo. Ecco Ferdinando Gentile. Gentile prova da tre. Non è fortunato Gentile. Conquista il rimbalzo Viskas. Poi vedete l'attacco della formazione di casa. Kurtinaitis. Poi sbaglia, avete visto, sbaglia ancora, ma tocco per ultimo Viskas e poi c'è un time out, il punteggio abbiamo detto 78-56, dunque 18 punti di vantaggio per la squadra, anzi 80-56, almeno da quello che ci suggerisce il collega lituano. Mancano 8 minuti e 18 secondi alla conclusione. Avete visto stesso voi, amici telespettatori, una metamorfosi della Snyder nel secondo tempo. Ha tentato in tutti i modi di reagire, però quando i tiri vanno fuori, quando si tira si sbaglia, si gioca soprattutto contro una formazione che vanta tanti giocatori esperti e validi. Abbiamo nominato Sabonis, abbiamo detto di Kurtinaitis, abbiamo detto di Omicius, per parlare di tre giocatori che hanno vinto la medaglia d'oro a... sbaglia, vedete, si continua a sbagliare. Che ha vinto la medaglia d'oro a Seul, ma ci sono anche altri giocatori molto validi. Krapikas numero 9, il numero 12 Blisianskis. È una squadra molto forte, ecco. Prova Kurtinaitis, se sbaglia, lottano bene Giorgi Glushkov, Ferdinando Gentile, poi Sandro Dell'Agnello va a bersaglio. Quindi punteggio ora è di 80-58. 80-58 il punteggio.
Vediamo l'attacco dello Salgeris. Oscar ha tentato di marcare, l'ha marcato bene, poi c'è il fallo, dello stesso brasiliano, ci sembra. Vediamo, dovrebbe essere il quarto fallo, anzi è così, quarto fallo, 1+1 per Enikis. Enikis tira, sbaglia Glushkov, Gentile. Quindi 80-58 il punteggio. Sandro Dell'Agnello, uno contro uno, Sandro Dell'Agnello va a realizzare una schiacciata, 80-60, meno 20, l'ideale sarebbe arrivare a meno 10, vediamo se ci riesce la squadra casertana, mentre l'allenatore Kurtinaitis prova la conclusione, sbaglia, arriva Giorgi Glushkov e tocca per ultimo il pallone, rientrano Sabonis e Omicius, quindi aumenta il potenziale per la formazione dello Salgiris. C'è qualche problema per George Glushkov, che riprende però il posto in squadra, 6 minuti e 46 secondi, in attacco dunque la formazione lituana. Omicius, passi, non c'è nessuna decisione degli arbitri, la rimessa è della Snaidero. Canzone Esposito, l'attacco della formazione casertana, Canzone Esposito per Oscar, che si alza, tira, sbaglia. Sandro Dell'Agnello tenta di farsi largo, riesce a farsi largo, ma c'è, si fa vedere e riesce a realizzare in match George Glushkov. Capitano Gentile della carica e i suoi compagni, bisogna reagire, occorre reagire, tentare di Kurtinaitis, attenzione, Kurtinaitis tira da tre, sbaglia il fallo di Sabonis, attenzione, il quinto fallo di Sabonis. Sabonis esce per 5 falli sul punteggio di 80-62 a 5 minuti e 57 secondi dalla conclusione. Bisognerebbe giocare con maggiore determinazione proprio ora. Non c'è Sabonis. Insieme Esposito per Ferdinando Gentile. 80-62 allora. Ecco Gentile, Esposito. Esposito ancora, Gentile riceve. Gentile conquista il rimbalzo, Oscar e realizza Oscar, 80-64. Correrebbe dire veramente forza Snaidero, non disunirsi assolutamente e a tentare di recuperare Omicius, e quindi Kurtinaitis, attenzione a Kurtinaitis poi da due tutto comodo, tira e realizza il numero 5 di Isas, ma Sandro Dell'Agnello anche lui è bravo e va a concludere accompagnando, aiutandosi con il tabellone, 6 punti per lui, il punteggio è ora di 82-66, fallo in attacco del numero 12 Brisankis. Quindi il pallone, Franco Marcelletti invoca l'1+1, ma gli arbitri assegnano soltanto una rimessa alla formazione casertana. Insigne Esposito per Gentile, con Gentile chiama lo schema, quindi Esposito, Gentile, Oscar, si era, nessuno riesce a recuperare il sbaglia perché aveva
tentato di schiacciare il numero 5. Viscas, quindi rimessa. Ferdinando Gentile ha detto in napoletano alcune cose all'arbitro, a uno dei due arbitri. Anzino Esposito, Anzino Esposito e poi George Gluchikov per Ferdinando Gentile. Entrata di Gentile da due, bel canestro di Gentile, subisce anche fallo da Viscas. Quindi per Gentile ci sono finora 18 punti, 16 punti nel primo tempo sono i primi due punti per Ferdinando Gentile. Hai visto che differenza tra il primo e il secondo tempo? 80-66, percentuale bassissima di realizzazioni, almeno nei primi 12 minuti. Ferdinando Gentile conclude l'azione da tre punti, quindi 80-67. Forza Juve, potremmo dire, merita veramente, perché non si è abbattuta e sta tentando in tutti i modi di ribattere colpo su colpo. C'è il taglio di Kurtinaitis, attenzione, Kurtinaitis tira da tre e sbaglia, però per fortuna ha conquistato Omicius il rimbalzo, quindi Kurtinaitis. Schiaffo al pallone, realizza il numero 14 Enikes, primi due punti per lui. Ferdinando Gentile prende posizione, George Gluchikov, Enzino Esposito da tre, sbaglia, salta di più Omicius, quindi tira, sbaglia Oscar, è molto bravo, c'è contropiede, Gentile va a bersaglio e subisce anche fallo, quindi possibile nuova azione da tre punti per Ferdinando Gentile. Punteggio 80-69, bisogna insistere, non bisogna assolutamente demordere. 80-69, c'è un tiro supplementare per Ferdinando Gentile. Andiamo, Gentile, tiro supplementare mentre si sta massaggiando numero 12 Brzanaskis, ritorna sul parquet. Ferdinando Gentile può andare in lunetta. 80-69 si diceva, freddo come sempre Gentile, 80-70, anzi 80-72, 80-72, 84-60. Abbiamo detto che siamo lontani dal tabellone luminoso, 84-72, quindi più 12 per la formazione di casa. Sbaglia questo gancio, Snyder in attacco con Ferdinando Gentile, 84-72. Oscar cerca spazio, non lo trova, cade, non sa che cosa fare, che cosa dire. Kotebla assegna il pallone alla formazione lituana. Se vediamo un time out, dunque avete visto la reazione della Snyder, qualcosa non andava, e poi vedete ora il 84-72, bisogna ancora forzare, bisogna ancora tentare di guadagnare qualche altro punto, di rosicchiare qualche altro punto ai lituani. Ecco l'attacco dunque da due, prova dall'angolo, sbaglia, Oscar conquista il rimbalzo e mette in movimento Enzino Esposito. Vediamo questa azione della Snyder. Sandro Dell'Agnello tenta la conclusione in schiacciata, Oscar va a bersaglio, 84-74, e il pallone torna ai casertani. Franco Marcelletti, vedete, continua a dare suggerimenti ai suoi dalla panchina. Ferdinando Gentile molto bravo, tocca per ultimo, è giusta la decisione dell'arbitro, tocca per ultimo Brasis, e quindi la rimessa è della Snyder 74,
Salgiris 84, rimessa ancora per la squadra del presidente Maggio, 1:45 da giocare. Quindi c'è ancora tempo per poter recuperare, speriamo. Enzino Esposito, e quindi Ferdinando Gentile, Oscar prova la conclusione, avete visto com'è marcato, poi recupera e realizza Oscar, 84-76, meno 8 per la Snyder. Non c'è tempo probabilmente per tentare di raddrizzare le sorti della gara, ma c'è il tempo per recuperare ancora, e poi aspetteremo i lituani a Caserta martedì prossimo. Ferdinando Gentile, 1:09 alla conclusione. Ferdinando va a bersaglio ancora, Ferdinando, 84-78, Ferdinando Gentile, ci siamo concessi la libertà di chiamare Gentile due volte per nome soltanto, ha dato il là nel primo tempo alla... vediamo, seguiamo questa azione, no, e non c'è la conclusione da tre, Ferdinando Gentile in mocca al pallone, 78 Snyder, 84 Salgiris, grossa prestazione signori della Snyder, Enzino Esposito è costretto a fermarsi, Oscar prende posizione, invoca il pallone, lo riceve, poi prova alla sua maniera e realizza, 84-80, partita quanto mai palpitante, vedete anche Costa in piedi, anche il vicepresidente Van den Ente, che di solito ha un... è sempre... vediamo che decidono gli arbitri, fallo di Gentile, tre tiri, vediamo, 1+1, bravo l'arbitro, 1+1, avevamo detto anche il vicepresidente Van den Ende non riesce a contenere, ovviamente sempre in una maniera particolare, sempre con stile, perché veramente si è sofferto qui questa sera al palazzo di Kaunas, un palazzo costruito 50 anni fa, peraltro mi dicevano che è stato costruito in tre mesi, 50 anni fa però, tre mesi come il Palamaggio, ecco, dunque abbiamo voluto cogliere questa curiosità anche per cercare di riprendere noi un po' di fiato, un po' eccitati per questa prova d'orgoglio, possiamo dire, prova d'orgoglio della formazione allenata da Franco Marcelletti, punteggio 84-80, la Snyder ha avuto fino a 22-23 punti di svantaggio, ora sono 5 con questo tiro libero realizzato dal numero 13 Omicius, ancora lui Omicius in lunetta, va a bersaglio 86-80 e termina la partita con questo risultato 86-80, la Snyder esce a testa alta da questo confronto, esce a testa alta e ha fatto venire pure i brividi al pubblico lituano, incitamento come vedete